Eminenza, Eccellenza, carissimi, cari amici tutti. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Giovanni 12,32. Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Prima lettera di Giovanni 5,19. Accostando queste divine parole, abbiamo la perfetta conoscenza di ciò che sta realmente accadendo nel mondo, dentro alla storia umana considerata nella sua profondità. La storia umana è lo scontro fra due forze, la forza di attrazione che ha la sua sorgente nel cuore trafitto del crocifisso risorto, il potere di Satana che non vuole essere spodestato dal suo regno. Il campo su cui avviene lo scontro è il cuore umano, è la libertà umana. Lo scontro ha due dimensioni, una dimensione interiore, una dimensione esteriore. Primo punto. Durante il processo davanti a Pilato, il governatore chiede a Gesù se è re. Se, questo è il senso della domanda di Pilato, se esercita un vero e proprio potere sovrano politico su un determinato territorio. Gesù risponde: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Fine della citazione. Gesù vuole lasciare intendere che la sua regalità non è come quella dei re di questo mondo. Essa consiste nella sottomissione dei suoi alla sua parola, alla sua verità. Se egli regna su di noi, sui suoi, non è mediante la forza o il potere, ma mediante la verità di cui è testimone e che tutti coloro che sono dalla verità accolgono con fede. Tommaso d'Aquino mette sulla bocca del Salvatore le seguenti parole: in quanto io, il Signore, manifesto me stesso come verità, intanto mi preparo un regno. Gesù sulla croce attira allora tutti a sé, perché è sulla croce che risplende la verità di cui egli è testimone. Ma questa forza di attrazione è efficace solamente su coloro che sono dalla verità, cioè su coloro che sono profondamente disponibili alla verità, che amano la verità, che vivono nella familiarità con essa. Pascal ha scritto: tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato. Il potere di attrazione di Gesù.
Colui però che tiene sotto il suo potere il mondo intero, domina invece mediante la menzogna. Esiste al riguardo la parola di Gesù su Satana. Egli, dice Gesù, è omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Così Gesù nel Vangelo secondo Giovanni. Il testo è drammatico. La prima proposizione, è stato omicida fin dal principio, è spiegata dalla seconda, e non ha perseverato nella verità. L'omicidio che il diavolo compie consiste nel suo non rimanere nella verità, non dimorare nella verità. È omicida perché cerca di spegnere, di uccidere nel cuore dell'uomo la verità, il desiderio di essa, inducendo l'uomo alla incredulità. Satana vuole che l'uomo si chiuda alla luce della divina rivelazione che è il Verbo incarnato. Il detto quindi di Gesù su Satana, così oggi pensano la maggiore parte degli esegeti, non parla della caduta degli angeli, parla di qualcosa di più profondo, di spaventoso. Satana rifiuta costantemente la verità e la sua azione dentro al consorzio umano consiste nell'opporsi alla verità. Satana è questo rifiuto, è questa opposizione. Il testo prosegue. Perché, dice Gesù, non c'è verità in lui. La parola di Gesù scende alla radice più profonda dell'opera di Satana. Egli è in se stesso menzogna. Dalla sua persona la verità è completamente assente e quindi è per definizione colui che si oppone alla verità. Gesù aggiunge quindi subito dopo, quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Quando il Signore dice, parla del suo, ci introduce nella interiorità di Satana, nel suo cuore. Un cuore che vive nel buio, nelle tenebre, una casa senza porte e senza finestre. Questo, pertanto, in sintesi, è ciò che accade nel cuore dell'uomo. Gesù, la rivelazione del Padre, esercita una forte attrazione al suo cuore. Satana opera in contrario per neutralizzare la forza attrattiva del crocifisso risorto. Opera nell'uomo, nel cuore dell'uomo, la forza della verità che ci fa liberi e la forza satanica della menzogna che ci fa schiavi. Ma la persona non è solo interiorità, non essendo puro spirito. La sua interiorità si esprime e prende corpo nella costruzione della società nella quale vive. L'interiorità umana si esprime
prende corpo nella cultura, la quale è una dimensione essenziale della vita umana come tale. La cultura è il modo specificatamente umano di vivere. La condizione in cui si trova l'uomo, posto come è fra due forze contrapposte, non può non dare origine a due culture: la cultura della verità, la cultura della menzogna. C'è un libro nella Sacra Scrittura, l'ultimo, l'Apocalisse, che descrive lo scontro finale fra due regni. In questo libro l'attrazione di Cristo riveste il profilo di un trionfo sulle potenze nemiche comandate da Satana. È un trionfo che arriva dopo un lungo combattimento. Le primizie della vittoria sono i martiri. Il grande drago, dice l'Apocalisse, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana. Attenzione, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra, ma essi, i martiri, lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio. Secondo punto. In questo secondo punto vorrei rispondere alla seguente domanda. Nella nostra cultura occidentale esistono fatti che rivelano in modo particolarmente chiaro lo scontro tra l'attrazione esercitata sull'uomo dal crocifisso risorto e la cultura della menzogna edificata da Satana? Esistono fatti che rivelano questo scontro? La mia risposta è affermativa, e i fatti sono soprattutto due. Il primo fatto è la trasformazione di un crimine, nefandum crimen, lo chiama il Concilio Vaticano II, l'aborto, in un diritto. Notate bene, non sto parlando dell'aborto come atto compiuto da una persona, non sto parlando di questo. Sto parlando della più grande legittimazione che un ordinamento giuridico possa compiere di un comportamento umano: assumerlo nella categoria del diritto soggettivo, la quale è una categoria etica. Significa questo chiamare bene il male e luce le tenebre. Quando dice il falso, ci ha detto Gesù, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. È il tentativo di produrre un'antirivelazione. Qual è infatti la logica che presiede alla nobilitazione dell'aborto? È in primo luogo la più profonda negazione della verità dell'uomo,
a Noè, appena uscito dalle acque del diluvio, Dio disse: chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l'uomo. La ragione per cui l'uomo non deve spargere il sangue dell'uomo è che è l'uomo immagine di Dio. Mediante l'uomo Dio dimora dentro la sua creazione. La creazione è tempio del Signore perché vi abita l'uomo. Infrangere questa intangibilità della persona umana è un atto sacrilego contro la santità di Dio. È il tentativo satanico di dare origine ad una anticreazione, nobilitando una uccisione umana. Satana ha posto il fondamento della sua creazione: togliere dalla creazione l'immagine di Dio, oscurare nella creazione la presenza di Dio. Scrive Sant'Ambrogio nel commento alla Genesi: si è conclusa la creazione del mondo con la formazione di quel capolavoro che è l'uomo, il quale è come il culmine della creazione, la suprema bellezza di ogni essere creato. Così Sant'Ambrogio. Nel momento in cui si afferma il diritto dell'uomo di disporre della vita e della morte di un altro uomo, Dio è espulso dalla sua creazione, perché viene negata la sua presenza originaria, viene dissacrato il luogo originario della sua dimora dentro la creazione, la persona umana. Questo è il primo fatto che ci rivela lo scontro fra l'attrazione del cuore di Cristo e il potere di Satana. Secondo fatto: è costituito dalla nobilitazione dell'omosessualità. Essa, la nobilitazione, nega interamente la verità del matrimonio, il pensiero di Dio creatore sul matrimonio. La divina rivelazione ci ha detto come Dio pensa il matrimonio: l'unione legittima dell'uomo e della donna, fonte della vita. Il matrimonio ha nella mente di Dio una struttura permanente. Esso si basa sulla dualità del modo umano di essere: la femminilità, la mascolinità, non due poli opposti, ma l'uno con e per l'altro. E solo così l'uomo esce dalla sua solitudine originaria. Una delle leggi fondamentali con cui Dio governa l'universo è che egli non agisce da solo. È la legge della cooperazione umana al governo divino. L'unione fra l'uomo e la donna, che diventano una sola carne, è la cooperazione umana all'atto creativo di Dio. Ogni persona umana è creata da Dio e generata dai suoi genitori. Dio celebra
la liturgia del suo atto creativo nel Tempio Santo dell'amore coniugale. In sintesi, due sono le colonne della creazione: la persona umana nella sua irriducibilità all'universo materiale, l'unione coniugale fra uomo e donna, luogo in cui Dio crea nuove persone umane a sua immagine e somiglianza, la elevazione dell'aborto a diritto soggettivo è la demolizione della prima colonna, la nobilitazione del rapporto omosessuale, quale sia nella sua equiparazione al matrimonio, è la distruzione della seconda colonna. Alla radice è l'opera di Satana, che vuole costruire una vera e propria anticreazione. È l'ultima terribile sfida che Satana sta lanciando a Dio. Io ti dimostro, gli dice, che sono capace di costruire una alternativa alla tua creazione. E l'uomo dirà: si sta meglio nella creazione alternativa che nella tua creazione. È una spaventosa strategia della menzogna, costruita su un profondo disprezzo dell'uomo. L'uomo non è capace di elevarsi allo splendore del vero. Non è capace di vivere dentro il paradosso di un infinito desiderio di felicità. Non è in grado di ritrovare se stesso nel dono sincero di se stesso. E dunque, continua il discorso, la menzogna di Satana, diciamo a lui, all'uomo, cose banali sull'uomo. Convinciamolo che non esiste la verità e che quindi la ricerca della verità è una passione triste e inutile. Persuadiamolo ad accorciare la misura del suo desiderio sulla misura dell'istante che passa, transeunte. Mettiamo nel cuore dell'uomo il sospetto che l'amore è solo la maschera del piacere. Il grande inquisitore di Dostoevskij parla proprio in questo modo a Gesù: tu avevi un'opinione troppo alta degli uomini, perché essi sono senza dubbio schiavi, anche se ribelli per natura. Ti giuro, l'uomo è debole e più vile di quanto tu non avessi pensato. È debole e meschino. Dunque i due fatti che rivelano lo scontro profondo che sta avvenendo dentro alle nostre vicende umane. Terzo punto e ultimo. Come dobbiamo dimorare dentro a questa situazione? Nel terzo e ultimo punto della mia riflessione cercherò di rispondere attentamente a questa domanda. La risposta è semplice. Dentro lo scontro
fra la creazione e l'anticreazione, siamo chiamati a testimoniare. È la testimonianza il nostro modo di essere nel mondo. Il Nuovo Testamento ha una ricchissima dottrina al riguardo. Mi devo limitare ad indicare i tre significati fondamentali che costituiscono la testimonianza. A. Testimoniare significa parlare, dire, annunciare apertamente e pubblicamente. Chi non testimonia in questo modo è simile al soldato che nel momento decisivo della battaglia scappa. Non siamo più testimoni, ma disertori, se non parliamo apertamente e pubblicamente. La marcia per la vita, quindi, è una grande testimonianza. B. Testimoniare significa annunciare apertamente e pubblicamente la divina rivelazione, la quale implica anche quelle evidenze originarie che la sola ragione rettamente usata può scoprire. E dire in particolare apertamente e pubblicamente il Vangelo della vita e del matrimonio. C. Testimoniare significa dire, annunciare apertamente e pubblicamente il Vangelo della vita e del matrimonio in un contesto processuale. Mi spiego. Ho parlato spesso di scontro. Questo scontro va assumendo sempre più oggi il profilo di un processo, di un giudizio, il cui imputato è Gesù e il suo Vangelo. Come in ogni giudizio, ci sono anche i testimoni a favore di Gesù e del suo Vangelo. L'annuncio del Vangelo del matrimonio e della vita avviene oggi in un contesto di ostilità, di contestazione, di incredulità. Se così non fosse, i casi sono due. O la Chiesa tace il Vangelo, o la Chiesa dice altro. Ovviamente quanto ho detto non va inteso nel senso che i cristiani debbono rendersi antipatici a tutti. San Tommaso scrive: è la stessa cosa di fronte a due contrari ricercare l'uno e rigettare l'altro. È la stessa cosa. Come la medicina, la quale si propone la guarigione escludendo la malattia. Quindi è proprio del sapiente meditare la verità, specialmente riguardo al primo principio, e confutare la menzogna contraria. Così Tommaso. Nell'ambito della testimonianza al Vangelo, l'irenismo, il concordismo, vanno esclusi. Su questo Gesù è stato esplicito. Sarebbe un pessimo medico chi avesse un'attitudine irenica verso la malattia.
Agostino scrive: ama l'errante, ma perseguita l'errore. Si noti bene, la parola latina persequor è un verbo a rafforzativo, cioè vai a caccia dell'errore, scovalo nei nascondigli delle sue menzogne e condannalo mettendone in luce la inconsistenza. Concludo con un testo di un grande testimone, di un grande confessore della fede russo, Pavel Florensky. Dice dunque questo martire della fede: il Cristo è testimone, nel senso estremo della parola, il testimone. Nella sua crocifissione, giudei e romani credettero di vedere solo un evento storico, ma l'evento si rivelò essere la verità, Gesù crocifisso e risorto. Ed io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ora vorrei aggiungere una riflessione. Questa riflessione in me è stata anche guidata da una lettera che Suor Lucia mi scrisse. This reflection of mine has also been inspired by something that Sister Lucy wrote to me. Nel 1981 sono stato chiamato dal Papa Giovanni Paolo II a fondare l'Istituto per Studi sul Matrimonio e la Famiglia. In 1981, Pope John Paul II called me to found the Institute for Studies of Marriage and the Family. Gli anni seguenti, in the following years, sono stati molto difficili. Were very difficult. Molte persone dentro e fuori la Chiesa. Many people within and outside of the church non volevano quell'istituto. Did not want this institute. Per la proposta culturale che faceva. Because of the cultural proposal it brought forth. Poiché l'istituto Giovanni Paolo II è dedicato alla Santa Vergine di Fatima. Since this institute, John Paul II, is dedicated to Our Lady of Fatima, in un momento molto difficile per me come preside, in a very difficult moment for me as headmaster, ho scritto una lettera a Suor Lucia. I wrote to Sister Lucy, chiedendo semplicemente asking her di pregare per l'istituto, asking her simply to pray for the institute. Dicendo anche che non attendevo la risposta. And saying also that I did not expect an answer. Con mia grande sorpresa, to my great surprise, dopo alcune settimane, a few weeks later, attraverso il vescovo di Leira, il vescovo di Lucia, through Sister Lucy's bishop, the bishop of Leira, Suor Lucia mi ha risposto. She answered me. Di quella lettera, of that, di quella lettera ricordo e non dimenticherò mai più nella mia vita I will always remember something le ultime parole della lettera. I will always remember, I will never forget in my whole life the last words of this letter. Parole che si sono
scolpite proprio nel mio cuore. Words that are engraved in my heart. Esse dicevano. They were. Verrà un momento in cui lo scontro decisivo fra Cristo e il regno di Satana sarà il matrimonio e la famiglia. There will come a time when the decisive confrontation between the kingdom of God and Satan will take place on the issue of marriage and the family. Coloro che lavoreranno per il matrimonio e la famiglia subiranno tribolazioni e persecuzioni. Those who are going to work for marriage and the family will undergo trials and tribulations. Ma, si rivolgeva a me, padre, lei non abbia paura, perché Nostra Signora gli ha già schiacciato la testa. But she said, Father, to me, do not fear, because Our Lady has already crushed his head. La mia riflessione, queste pagine, sono nate da anche da queste indimenticabili parole di Suor Lucia. My reflection in these pages is also based on these words by Sister Lucy. E quindi dalla convinzione che ciò che Lucia diceva allora ai nostri giorni si sta compiendo. And therefore on the conviction that what Sister Lucy said in those days is being fulfilled in these days of ours. Grazie della vostra attenzione. Thank you for your attention.